Buonasera amici e tifosi di Lecosimo. Oggi siamo qui con il presidente onorario dell'Unione Sportiva Lecce, l'avvocato Saverio Sticchi Damiani. Innanzitutto, presidente, complimenti per il campionato e per i risultati che stiamo ottenendo. Naturalmente, merito non va solo ai ragazzi, al mister, ma soprattutto alla società che sta infondendo un grande spirito di attaccamento alla maglia. Grazie a voi per avermi voluto qui oggi e per aver voluto fare questa chiacchierata insieme a me. Sicuramente è una stagione bella per il calcio leccese. Veniamo da questa promozione in Serie B faticosissima, difficile. È una pagina, diciamo, che caratterizza la nostra storia di questi ultimi mesi. E adesso abbiamo la fortuna di disputare il campionato di Serie B, che è un campionato difficilissimo, al quale abbiamo cercato di approcciarci in modo adeguato e la squadra sinora, a merito anche del grande lavoro dell'allenatore, sta facendo particolarmente bene. Allora, questo per quanto riguarda il suo presente, mentre guardando il suo passato possiamo vedere numerosi successi e numerosi obiettivi raggiunti. C'è qualcosa che lei non rifarebbe e altre scelte invece che rifarebbe senza pentirsene? Parliamo di calcio sempre, o in No, in generale. generale. Ma se devo dire, da un punto di vista così della mia vita personale, penso di aver compiuto le scelte giuste perché vivo davvero una buona vita e quindi penso di aver fatto le scelte che magari così. Mi stanno dando la possibilità di vivere tranquillo in questi anni a livello personale. Per quanto riguarda le scelte lavorative, ho compiuto due scelte coraggiose negli ultimi anni. Alcuni anni fa mi sono aperto un mio studio da solo a Roma, è stata una scelta davvero coraggiosa, ma una scelta che nel tempo ha pagato. Sebbene all'inizio è stata davvero faticosa, la scelta poi altrettanto coraggiosa è quella di così, decidere di rilevare insieme agli altri soci Lecce Calcio, che era un qualcosa che non era proprio nelle idee della mia vita, e invece così tutto in fretta ha portato, tutto davvero in poco tempo mi ha portato a tuffarmi questa esperienza di cui sono, diciamo, affaticato ma contento. Bene, ma com'era la sua vita prima del Lecce Calcio? Principalmente università? La mia vita era università, che è sempre stata la mia priorità, in particolare i miei studenti, le mie lezioni appunto con i miei studenti a cui io sono molto legato e che rappresentano per me il vero stimolo che mi porta a crederci così tanto nell'attività universitaria. E poi ho sempre fatto la professione sin da molto giovane e ho sempre viaggiato molto. La professione, come dicevo prima, da un po' di anni la svolgo prevalentemente a Roma, dove anche vivo. È stato un modo per rimettersi completamente in discussione, ripartire praticamente quasi da zero. Non è stata una passeggiata, però erano già giornate piene prima. Poi a queste si è aggiunto il calcio, quindi spesso parlo con i miei collaboratori di calcio, dedico le ore del mattino, dalle 7 alle 8, 8 e mezzo, e quelle della notte sono le ore migliori per parlare di calcio. Preferisce avere a che fare più con i suoi studenti o con i tifosi? Sì, è una bella domanda, questa non me l'aveva fatta mai nessuno. Beh, sono due mondi completamente diversi. I miei studenti, io davvero sono tanti ragazzi sono laureati con me in questi anni, centinaia e centinaia. Cerco di instaurare un rapporto di grande correttezza con loro. Mi aspetto molto da loro, ma cerco appunto di riuscire a dare un qualcosa. Io anche a lezione cerco di farli uscire da quelle 2 ore, visto che decido di dedicarmi 2 ore della loro vita, di venire in università e di dedicarmi 2 ore a sentire me, che potrei raccontargli qualsiasi cosa. Il mio obiettivo è che farli uscire da lì con un qualcosa, anche una virgola in più rispetto a quello che avevano prima di entrare, quindi cerco con loro di ragionare per problemi e per questioni problematiche, aiutarli il più possibile a crescere sotto quel punto di vista, non tanto riempirli
di nozioni che poi magari nel tempo si dimenticano. Con i tifosi abbiamo avuto sempre un rapporto molto, anche con loro, forse questo è l'elemento in comune, ispirato alla grande correttezza. È chiaro che col tifoso c'è in gioco la passione, il sentimento per la propria squadra. In questi anni da presidente io cercavo di essere sempre il più onesto possibile con loro, cercando di dire tutto, di non nascondere niente, non nascondere le cose buone, ma nemmeno le cose negative del club. E devo dire che i tifosi in questi anni mi hanno sempre aiutato molto perché i successi del club di questi anni sono dovuti anche al grande sostegno che la tifoseria ha dato alla squadra e quindi anche all'attuale società. Cosa l'ha spinta a diventare il presidente del Lecce, pur avendo una carriera completamente diversa da quella calcistico-sportiva? Infatti me lo chiedo tutti i giorni ancora cosa mi abbia spinto a farlo, però poi la risposta la trovo nelle persone che incontro per strada, nelle persone che ti danno una pacca sulla spalla, che sono felici, nei 2000 che erano presenti a Carpi, nei tifosi che vengono dalla Svizzera, dalla Germania, che ti scrivono, dal tifo incredibile che vedo quando giochiamo le partite in casa, dall'energia, dalla passione che tutti quelli che lavorano con noi in questo progetto, addetti ai lavori, staff, mister, dirigenti, ogni giorno ci danno e quindi ogni giorno queste sono le mie risposte che ricevo e che mi dicono, bah, in quella che può sembrare un'apparente pazzia, alla fine è invece un'esperienza di vita straordinaria. Cosa significa oggi essere il presidente di una squadra di calcio? È molto difficile essere il presidente di una squadra di calcio perché bisogna innanzitutto avere un grande equilibrio perché verrebbe ogni volta proprio lo stato d'animo di lasciarsi in qualche modo contagiare dai successi o deprimere dagli insuccessi è quello che proprio di più va coltivato. È corretto perché un presidente deve essere equilibrato, deve essere presente nei momenti di difficoltà, deve essere lucido, non deve guardare solo all'oggi, ma deve pensare costantemente al domani, alla programmazione e tenere tutti coinvolti nello stesso tempo e quindi anche tutti un po' così attivi e ben svegli. Ok, Passando ora alle domande più tecniche. sì. Quest'anno il Lecce è rinato sotto tutti i punti di vista, a partire dal rapporto con i tifosi, che assolutamente si è visto in questi 4 anni, il boom di abbonamenti, a partire dal rapporto con i tifosi che non si vede solamente nello stadio, anche in trasferta, ma soprattutto con i social, con la creazione delle pagine ufficiali Instagram, Facebook, soprattutto il canale YouTube. Quindi è arrivato anche il marketing con la creazione del nuovo brand. E proprio parlando di quest'ultimo, cosa vi ha portato a creare il nuovo brand completamente made in Lecce M908? Sì, hai toccato due nostre politiche ben precise che ci stanno un po' caratterizzando, quello di essere attivi, presenti nei social o tramite il nostro sito internet, perché è il modo per essere raggiunti subito da tutti, a costo zero, tra i tantissimi tifosi che abbiamo dappertutto. E quindi abbiamo all'interno della società una persona che ha questo ruolo specifico di tenere aggiornati tutti i vari canali, profili Instagram, Facebook del club, perché riteniamo che sia un veicolo importante quello di comunicare attraverso i social. Per quanto riguarda il marchio, è stata una intuizione del nostro staff che si occupa di marketing, la possibilità di avere un marchio tutto nostro, 1908, e quindi creare per noi stessi le maglie da gioco, le tute, l'abbigliamento da passeggio. Era una sfida difficile all'inizio, però questo primo anno di 1908 sta dando numeri importanti e quindi porta risorse del club, che come abbiamo avuto modo già di ribadire, sono risorse che poi vengono subito reinvestite nel settore giovanile, cioè ciò che guadagniamo, tra virgolette, dal marchio poi viene speso per coltivare e allevare i nostri giovani calciatori. E inoltre in una recente intervista il vicepresidente Corrado Liguori ha anche accennato al fatto di estendere questo marchio anche ad altri sport. Quindi
Quindi quali sono i progetti futuri, parlando di 1908, o anche se si ha l'intenzione di creare una polisportiva? Sì, l'idea quest'anno abbiamo vestito col nostro marchio la squadra di calcio femminile, per esempio, e da lì l'idea che tramite questo abbigliamento si può personalizzare per le varie discipline, immaginare di utilizzare questo marchio per realizzare abbigliamento per le palestre, per la squadra di basket, cioè non solo per le squadre di calcio, di pallavolo, di calcio femminile, ma per tutti le persone che intendono fare sport. È un po' un cavallo di battaglia del nostro vicepresidente che su questo tema è molto attento e devo dire che i risultati gli stanno dando ragione. Il momento più alto della vostra dirigenza è stata la promozione in Serie B. Sì. Un anno intenso, caratterizzato anche dallo scontro con il DS Lomonaco e il Catania, con della falsa partenza, della cavalcata degli Verani, dello scandalo, del caso Strambelli. Ma cosa, secondo lei, qual è l'episodio che ricorderà di più di quest'anno e quello che vorrebbe non fosse mai successo, vorrebbe dimenticare? È stata, come dicevi te, una cavalcata piena di ostacoli, difficilissima, un duello all'ultimo salto con il Catania, in effetti anche lo Monaco tutto faceva il suo mestiere, come gesto che sia, non perdeva occasioni per provocare, per punzecchiare, piccole trappole, piccoli giochi del mestiere, forse di un calcio che non esiste più, a cui però era possibile in qualche modo dar spazio, cosa che noi non abbiamo mai voluto fare perché siamo andati dritti per la nostra strada, abbiamo pensato a noi stessi e abbiamo vinto. È stata una stagione dove forse più che il caso Strambelli, che in realtà è stato un non caso perché non c'è stata una vera trattativa, è stato uno dei profili che in quel momento poteva tecnicamente fare al caso nostro, ma decidemmo di scartarlo subito perché dal punto di vista ambientale non c'erano i presupposti per portarla a Lecce in un contesto tra l'altro così positivo, con la squadra prima in classifica. Infatti non c'è stata mai una richiesta ufficiale del Lecce al Matera. Forse se devo pensare al momento più brutto e più difficile fu il pareggio in casa col Siracusa, una partita nella quale sembrava che tutto fosse perduto, e invece proprio lì siamo stati bravi, ci siamo ricompattati tramite un ritiro che abbiamo fatto a Roma. Un ritiro dove all'inizio, quando arrivai, vidi uno stato d'animo preoccupante da parte di tutti. Mi toccai con mano che c'era un po' in tutti la paura di aver rovinato tutto e perso tutto. E da lì siamo ripartiti invece, poi andando a vincere a Reggio Calabria e poi alla fine vincendo il campionato. Ritornando invece a quest'anno, quindi nuova categoria, nuove aspettative e nuovi orizzonti. Parlando di questo campionato, quindi non ci si può nascondere il fatto che il Lecce stia andando benissimo, nonostante la sconfitta scorsa, ma comunque sappiamo le varie complicazioni. Quindi parlando di questo campionato in generale, sta andando benissimo. E quindi come si sta preparando in generale il Lecce per questa seconda parte di campionato? E una domanda frequente che ormai si pongono tutti i tifosi: l'obiettivo rimane la salvezza o si incomincia comunque a pensare anche ai playoff? Allora, innanzitutto la squadra si è fatta trovare pronta perché non era affatto scontato che fosse così. Abbiamo fatto una rivoluzione cambiando 15 giocatori, no? 15 giocatori sono andati via e 15 sono arrivati, e quando si cambia completamente un gruppo è molto difficile per un allenatore da subito farsi trovare pronto. In questo sia l'allenatore, il suo staff che i ragazzi sono stati bravissimi, ed evidentemente è stato bravo anche il direttore sportivo Meluso nel scegliere questo gruppo di lavoro. Ora, come abbiamo sempre detto, arriviamo alla fine del girone di andata, vediamo quanti punti abbiamo fatto. Se l'obiettivo salvezza verrà raggiunto e verrà raggiunto il prima possibile, certo non ci fermeremo, faremo di tutto per andare più in su possibile, ma questo è normale perché, come dico spesso, l'obiettivo che ci siamo dati è quello della permanenza, ma è l'obiettivo minimo, poi tutto il resto, se viene, è guadagnato e lotteremo, dovesse verificarsi, come se fosse il nostro obiettivo principale. E come la prima squadra, anche la primavera giallorossa in quest'ultimo periodo, soprattutto all'inizio del secolo, è riuscita a conquistare due Coppe Italia primavera.
Questo merito anche a un'ottima preparazione dei giovani, che sono, è anche una squadra che è riuscita a lanciare nel grande calcio vari giocatori come Pelé, Vucinic e Božinov. Ma questo settore, che è stato un po' trascurato, durante gli scorsi campionati di Serie C, quest'anno è stato riportato alla luce, soprattutto grazie anche all'apertura di vari campi sportivi come il kick-off. Quali sono le sue aspettative e il suo bilancio di... Gli anni che hai citato sono anni straordinari nel settore giovanile, sono un merito incredibile della gestione di Semeraro di quegli anni e del lavoro incredibile che ha svolto Pantaleo Corvino sia come direttore sportivo della prima squadra che del settore giovanile, dove il Lecce vinceva gli scudetti ai danni di Juve, Inter e via dicendo, quindi rappresentano il massimo livello. Noi, come hai detto bene, partiamo da una specie di anno zero perché in Lega Pro il settore giovanile è molto difficile da rendere competitivo e da rendere appetibile perché molti giovani anche del territorio, tra il settore giovanile di una società in Lega Pro e qualche opportunità in più in qualche società di Serie B, andavano altrove. Oggi il Lecce ha grande appeal perché in Puglia c'è il Lecce e il Foggia solamente e quindi è un richiamo su tutto il territorio, diciamo regionale e non solo. E poi abbiamo messo un nuovo responsabile del settore giovanile che è Gennaro Del Vecchio, che ha giocato tanti anni in Serie A, in Nazionale, è una persona con tantissima voglia, un ex giocatore del Lecce che conosce perfettamente che cosa vuol dire indossare questa maglia e nonostante il poco tempo a disposizione è partito con un lavoro straordinario. È chiaro che ci vuole pazienza perché è partito da poco. Però già i primissimi frutti incominciano a vedersi, però a lui gli spetta un compito bello duro al nostro direttore. Un'altra questione di cui si è parlato quest'estate è anche la questione stadio, a causa della quasi inagibilità del Via del Mare. La società comunque in questo periodo ha sempre mantenuto i piedi per terra e ha anche invitato il tifoso a pensare a lungo termine, più che a breve termine. Quindi quali sono effettivamente eventuali idee future di stadio e progetti futuri in generale? Allora, sul tema stadio chiaramente dovrebbe esserci seduto qui a fianco a me per rispondere a questa domanda il sindaco della città di Lecce, che è una persona che ha a cuore la questione dello stadio e che capisce perfettamente che è un'emergenza, perché l'immobile, lo stadio appunto è di proprietà del comune e tutti gli interventi di straordinaria manutenzione, quali sono quelli di cui lo stadio necessiterebbe, sono a carico dell'amministrazione. Amministrazione che in questo momento probabilmente è in una situazione di grande difficoltà finanziaria e quindi probabilmente giustamente può avere altre priorità più importanti dello stadio ed è un nodo difficile. Il club è pronto a fare la sua parte, però chiaramente, perciò ritorno da dove siamo partiti, non si può prescindere da fare un ragionamento insieme all'amministrazione che va fatto in tempi stretti perché alla fine di questa stagione pensate che la tribuna est non sarà più agibile e quindi avremo un pezzo fondamentale dello stadio che rischia di essere chiuso al pubblico. E quindi bisogna davvero pensare sia degli interventi nell'immediato, ma anche qualcosa di completamente nuovo per i prossimi anni. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Grazie.